noi abbiamo subito dato la disponibilità degli spazi comunali immediatamente, fin dalla prima ora, lo sapete perché era già la prima conferenza stampa, avevamo comunicato quale sarebbe stata la direzione, e veramente in tempi record siamo riusciti a consentire la ripresa del diritto allo studio, ma soprattutto restituito la gioia della scuola ai ragazzi del convitto, in strutture che sono state allestite nel corso di questi giorni, non solo qui al primo piano della Rea Cobbis, ma anche alla San Berardo. Ed è un nuovo primo giorno di scuola che porta con sé anche un messaggio straordinario. L'ho detto anche prima nel breve saluto: i nostri bambini hanno dimostrato di essere molto più avanti di noi, lanciando anche in modo commovente questo segnale di accoglienza, questo segnale di una scuola che non ha una casa che sia mia, che sia tua, ma una casa comune, veramente aperta a tutti, con una disponibilità e un'accoglienza che oggi vede queste due comunità scolastiche unirsi nel sorriso dei ragazzi, nell'attività didattica che è ripresa. E per questo non posso che ringraziare per la collaborazione, per la disponibilità, la preside Catacuzzena, che è stata veramente straordinaria, fin dalle prime ore si è messa a disposizione, perché inevitabilmente queste giornate sono state un disagio anche per la scuola, chiamiamola così, ospitante, e anche per i ragazzi, perché sono state fatte delle attività, ma c'è stata veramente una collaborazione tra le presidi, tra gli insegnanti, tra tutto il personale scolastico, e oggi i bambini vivono insieme in questi spazi, e come comune abbiamo fatto ciò che abbiamo detto subito, anche andando oltre le nostre funzioni e le nostre competenze. Dovevamo trovare uno spazio per i nostri ragazzi, è stato fatto, adesso andiamo avanti con gli ulteriori passaggi, perché ripresa l'attività didattica, come abbiamo già detto alle famiglie, per ridurre al minimo il disagio dei ragazzi del convitto e del Delfico, adesso dovremo e dobbiamo completare il tema dei servizi. Ieri abbiamo avuto il numero, diciamo così, più o meno certo dei ragazzi che hanno bisogno del trasporto. Adesso in questi giorni organizzeremo un'attività di trasporto dedicata insieme alla preside, così come sulla mensa. La preside sta lavorando per la riapertura della mensa, ci siamo messi anche lì a disposizione per dare un supporto, anche andando incontro a tutte quelle che sono le autorizzazioni richieste per poter garantire anche questo servizio. Si va avanti con un obiettivo, io lo ripeto sempre, lo ripeterò in tutte le occasioni pubbliche, anche nelle interviste, di rientrare prima possibile al Delfico, perché queste sono soluzioni temporanee nella gestione dell'emergenza, su cui chiediamo che ci siano risorse finanziarie da parte di Ministero e Regione, il riconoscimento di questo stato di emergenza di fatto, ma si deve rientrare prima possibile al Delfico. Subito le verifiche all'interno della scuola per poter rientrare in tempi brevissimi, se ci sono le condizioni, e garantire quindi il ripristino della funzionalità di quella struttura che è un presidio per i nostri ragazzi e per tutta la città. Sono sistemati benissimo, il comune e tutto lo staff, ringrazio il sindaco D'Alberto, tutti i suoi uffici e in particolare l'ingegner Manetta e l'ingegner Bianconi, perché veramente hanno lavorato strenuamente e non pensavo che si potesse raggiungere questo risultato in una settimana. Quindi sono stati fatti dei lavori all'interno dei due edifici, ma anche tutto il lavoro di trasloco dei nostri arredi dal convitto alle due scuole dell'Istituto Teramo 3. Ringrazio assolutamente di cuore, perché abbiamo ricevuto un'accoglienza veramente grande, io l'ho apprezzata davvero tanto. Ringrazio quindi la dirigente Catacuzzena, la dirigente dell'Istituto Teramo 3. E ho detto appunto ai nostri alunni, insieme al sindaco stamattina e all'assessore Miriam Tulli, oggi è un nuovo primo giorno di scuola, il convitto ricomincia da qui. Siamo in nuove strutture, avremo tanti altri compagni, quindi il fatto di essere insieme agli altri e di condividere la scuola rappresenta un dono prezioso, che sappiamo che dagli altri si impara tanto, però conserveremo sempre l'anima grande della grande famiglia del convitto.